Vengono definiti fitness funzionale, che è una cosa di cui si parla molto in questo periodo. Che cosa significa? Significa che deve essere un corpo pronto alla vita di tutti i giorni, perché sa lavorare su livelli di piani di lavoro molto differenti e su piani di lavoro combinati, quindi multiplanare magari allo stesso tempo. Quindi mentre faccio una torsione mi allungo, mentre creo un certo tipo di stabilità del centro del corpo, sto lavorando per esempio sui pettorali o sui bicipiti, ma intanto mantengo il controllo del centro del corpo. Voi preparate atleti, ovviamente, danzatori in primis, però da quello che ci dici, questo tipo di metodologia può anche preparare a vivere meglio la sfida di tutti i giorni, Certo. perché ci vuole un fisico bestiale, insomma. Per essere una mamma, per esempio, ci Sì. vuole un fisico bestiale. No, è vero, anche per fare degli sforzi che poi si fanno quotidianamente, non Certo, so, sollevare i figli, ad esempio, che sollevare i magari figli, vogliono sollevare stare le in bottiglie braccio. d'acqua a pacchi. Sì, per imparare anche a muoversi meglio nella quotidianità, quindi a respirare meglio durante l'esecuzione di uno sforzo, a avere la posizione del corpo più adatta a non crearsi dei piccoli Ma per la traumi. respirazione, che so che è molto importante nel Pilates e che ha anche qualche differenza rispetto a quella che si insegna nello yoga, Sì. è una respirazione che viene fatta come? Cioè c'è una tecnica diaframmatica oppure una respirazione toracica semplicemente? Perché so che quando si inizia lo sforzo si inspira e poi al momento di massimo Durante. sforzo si espira, come ormai nella maggior parte delle pratiche sportive. Ma c'è ancora qualche particolarità? Ma allora, innanzitutto chiediamo alle persone di concentrarsi sulla sensazione del respiro, e questo è primario, perché molta gente invece pratica l'attività fisica spesso o la vita in apnea o in Sì. semiapnea. Quindi noi combiniamo le varie respirazioni. Non riteniamo, soprattutto la didattica, che è la nostra didattica di formazione degli insegnanti, quindi 1900, non si focalizza su un tipo di respirazione. Noi riteniamo che tutti i tipi di respirazione siano da imparare, quella diaframmatica, quella toracica, quella clavicolare, quella frontale, posteriore, laterale. Quindi tutte le forme di respirazione devono essere realizzate al meglio. In alcuni casi, essendo molto difficile magari coordinare l'esercizio al respiro, in un primo momento noi chiediamo ai nostri allievi almeno di respirare e di respirare a fondo. Poi i dettagli sulla respirazione, il respiro può dare un ritmo al lavoro, può dare un ritmo all'esercizio, può complicare l'esercizio o semplificarlo, può lasciare una maggiore mobilità durante l'esecuzione di un movimento o può limitare la mobilità durante l'esecuzione di un movimento. Ma il discorso respiro nella didattica del Pilates e nella didattica che noi promuoviamo per la formazione degli insegnanti è un argomento molto vasto che non va limitato a dogmi, deve essere un'apertura verso vari tipi di respirazione. Immagino debba anche essere adattato un po' alle caratteristiche Alle della caratteristiche della persona, persona, perché per esatto. esempio la respirazione diaframmatica per molti è particolarmente difficoltosa Certo. all'inizio, a meno che non si arrivi, che so, da una pratica musicale di uno strumento a fiato, dove insomma diventa naturale poi Sì. farla. Per quanto riguarda invece il Pilates e il Gravity in particolare per la danza, so che sia come Arché sia come 1900, che poi è l'associazione che si occupa della formazione dei Degli formatori, insegnanti. voi avete sviluppato dei programmi specifici e avete anche fatto delle iniziative, quindi avete anche poi realizzato degli spettacoli con danzatori che si preparano con il Esatto. Gravity. A cosa li ha portati questo metodo? Ma allora, innanzitutto credo che un danzatore che abbia un corpo
ben preparato fisicamente e anche psicologicamente, nel senso che la danza richiede uno sforzo non solo fisico ma anche psicofisico, quindi mantenere la concentrazione a lungo durante gli spettacoli, mantenere un certo tipo di controllo del corpo e della mente sia fondamentale. Quindi alcuni di questi nostri allievi hanno poi potuto recarsi per esempio all'estero in alcune strutture fuori dall'Italia. Per esempio recentemente alcuni nostri allievi sono andati a London Contemporary, a Londra, hanno vinto delle borse di studio, oppure Lorenzo Pagano, per esempio, che è uno dei nostri allievi, è andato a New York nella scuola di Martha Graham ed è stato accettato prima in un corso professionale e poi è entrato nella compagnia dei giovani. Quindi direi che questo è stato per noi un grande risultato, cioè un risultato ottimale. E quindi anche altri allievi hanno vinto borse di studio oppure lavorano in compagnie all'estero, purtroppo all'estero, perché ahimè è sempre più difficile in Italia riuscire a trovare delle realtà lavorative nell'ambito della danza, ma ci auguriamo che la situazione migliori. Intanto noi li prepariamo e li teniamo pronti a qualunque tipo di audizione, a qualunque tipo di possibilità di lavoro in condizioni ottimali. Ho capito. So che tu tieni molto a questo aspetto della preparazione fisica per i danzatori, infatti ci hai portato anche un trailer che presenta un po' la vostra attività. Esatto. Ed è effettivamente molto interessante poi vedere anche le testimonianze dei danzatori e delle danzatrici che utilizzano questo metodo. Vediamolo pure. Devo fare una piccola premessa per spiegare l'utilità di questa macchina nell'ambito della danza. Questo strumento, l'unità GTS, è eccezionale per preparare un corpo e per allontanarsi da ogni tipo di problema muscolare. Claudia, ho iniziato a fare gravity da poco, ma trovo che sia una sensazione molto bella e credo sia molto utile per la preparazione fisica di un danzatore. L'uso delle gravity mi ha aiutato a sviluppare la forza, la resistenza e l'elasticità.
lezioni di gravity da un anno e mezzo circa. Mi era difficile fare delle prese o comunque passi a due. Grazie a queste lezioni adesso riesco a fare moltissime prese, anche molto più difficili. Gravity è sicuramente molto importante per noi danzatori ed io in particolare ho rotto entrambi i legamenti crociati. Scoprono il Pilates e un tipo di lavoro come questo solo dopo dei traumi o in seguito a carenze personali. Se lo usassero come prevenzione probabilmente eviterebbero di farsi male. Sono Matilde, mi occupo di danza da tanti anni. Credo che per la formazione del danzatore non sia sufficiente il lavoro a lezione, ma che sia indispensabile un lavoro di preparazione fisica. Quindi credo che questo sia lo strumento ideale per riuscire a migliorare le capacità dei danzatori in modo divertente, piacevole e appassionante. Però però leggi fuori dal coro le notizie che gli altri non danno. Però, la rivista di Torino. Bentornati ad Altro Campo. Parliamo ancora di Pilates con Matilde De Marchi. Abbiamo affrontato, grazie a te che ci hai fatto da guida, sia le tecniche che il metodo del Pilates e quelle che ne sono le derivazioni attuali con il Gravity. Ma dal punto di vista più personale, in questi ormai 25-30 anni di pratica del Pilates, prima come allieva e poi come insegnante, quali sono i momenti più belli che hai vissuto? Tutti i giorni. Nel senso che quando ho iniziato a farlo per me stessa l'esperienza è stata bellissima, nel senso che subito ho superato lo shock del you are too fat, è stato meraviglioso vedere come il mio corpo cambiava e acquistava sicurezza e consapevolezza. Ricordo che io arrivavo in questo centro, arrivavo in discesa, arrivando dal Central Park, e andavo via in salita e mi sembrava, quando finivo la lezione, di andare via con delle gambe nuove, e quindi sentivo la salita di ritorno più leggera della discesa d'arrivo. E quindi quotidianamente ho continuato poi a praticarlo per me stessa. E adesso devo dire che quando mi sveglio la mattina mi sento fortunata ad avere la possibilità quotidianamente di far stare bene la gente. Credo che forse devo ringraziare quello scivolone degli anni Ottanta, perché mi ha permesso di migliorare me stessa, ma di regalare tutti i giorni qualche minuto, qualche ora o forse più ore quotidianamente a degli allievi delle buone sensazioni e ritengo quindi di non potermi lamentare mai del mio lavoro, anzi di ringraziare ogni giorno per questa opportunità di far stare bene la gente. Insomma, non tutti i mali vengono per nuocere. Noi ti ringraziamo per averci appunto guidato in questo mondo che spesso è una parola apparentemente vuota per alcuni, ma in realtà abbiamo scoperto essere un metodo di cultura fisica nel senso più nobile della parola, e anche una filosofia di vita in qualche maniera. Quindi grazie Matilde. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per averci seguito. Ci vediamo la settimana prossima con un'altra puntata di Altro Campo. Grazie.